un'opportunità da cogliere al volo per le piccole e medie imprese che rappresentano circa l'80% del tessuto produttivo abruzzese. L'innovazione da un lato e la ricerca dall'altro, per realizzare nuovi prodotti e rimanere competitivi nell'attuale situazione di congiuntura economica, le imprese hanno bisogno di finanziamenti in grado di sostenere il momento, per esempio, di una conversione produttiva o di un qualsivoglia processo che indica una fase di traghettamento verso il nuovo. La Regione Abruzzo ha pubblicato nell'ambito del programma FESR 2021-2027 due bandi garantendo una disponibilità pari a 67 milioni di euro, un capitale che però potrebbe generare ben altro impatto sull'economia del territorio, considerata la capacità di attrarre il capitale privato. 40 milioni dedicati alla competitività delle imprese, quindi acquisto macchinari che rendono appunto l'impresa più competitiva sul mercato, e 27 milioni dedicati ai piccoli progetti di ricerca con cui le aziende possono formare il proprio personale e fare ricerca per rendersi anche loro più competitivi sul mercato. Le aperture dello sportello telematico per i rispettivi bandi sono previste per il 12 e per il 19 settembre. Tutte le imprese, tutti i codici Ateco, ad esclusione di quelli legati alla pesca e all'agricoltura, perché hanno altre linee di finanziamento, precisamente il FEASR. La valutazione fatta dalla Regione Abruzzo avrà per oggetto criteri di merito e criteri oggettivi, tra questi il collegamento con altri progetti internazionali. La Regione sta facendo un grande sforzo, non stiamo aspettando che arrivino soldi dallo Stato per garantire la nostra quota parte di finanziamento dei fondi europei. C'è oltre un miliardo complessivo di fondi nel ciclo di 7 anni, ne abbiamo già messi in campo, tra quelli che abbiamo presentato oggi e quelli che abbiamo presentato ieri sul fondo sociale, oltre 100 milioni, il 10% è già in campo a disposizione delle imprese. Sono sicuro che le imprese parteciperanno molto attivamente, come è già avvenuto per gli altri bandi sull'artigianato, sul turismo, sul piccolo prestito, dove le richieste sono state molto superiori alle necessità, alle disponibilità che abbiamo messo in campo.